In the midst of bad weather sweeping through Italy, St. Peter's Square was quite full. The rain held off for the Pope to bless many of the children present in the general audience. He then continued his catechesis on the Ten Commandments, highlighting the sixth one, thou shalt not commit adultery. una persona che tiene per sé la propria vita e interpreta le situazioni Al proprio benessere e al proprio appagamento. Quindi, per sposarsi, non basta celebrare il matrimonio. Occorre fare un cammino dal io al noi. Pope Francis said the true love is spousal, life giving, and sacrificial. Thus, it cannot focus only on receiving, but on maturing enough to give love without expecting anything in return. A partire dalla sua fedeltà, dalla sua tenerezza, dalla sua generosità, guardiamo con fede al matrimonio e ad ogni vocazione e comprendiamo il senso pieno della sessualità. La creatura umana nella sua inscindibile unità di spirito e corpo e nella sua polarità maschile e femminile è in realtà molto buona destinata ad amare ed essere amata. Il corpo umano non è uno strumento di piacere, ma il luogo della nostra chiamata all'amore e nell'amore autentico non c'è spazio per la lussuria e per la sua superficialità. Gli uomini e le donne meritano di più. He stressed that this love is not only present in a marriage but also in other vocations found throughout the church such as priesthood or in consecrated life. Nel sacerdozio si ama il popolo di Dio con tutta la paternità, la tenerezza e la forza de uno sposo e di un padre. Così anche la verginità consacrata in Cristo la si vive con fedeltà the Pope concluded recalling the Solemnity of All Saints, which is celebrated Thursday. He said this holiday assures Christians that God never abandons his people.